Benvenuti, benvenuta Elisa Bergami, insegnista di ricerca all'Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, e oggi è qui con noi per parlarci della sua ricerca che ha un focus in particolare sull'inquinamento da plastiche e in particolare nell'area dell'Antartide. Recentemente, durante l'estate, è stato pubblicato un articolo anche con dei colleghi, o meglio delle colleghe qui presenti in sala. È stato pubblicato su Royal Society Biology Letters e qui avete dato evidenza della contaminazione da microplastiche in piccoli animali terrestri in Antartide. Vorrei chiederti se ci puoi raccontare di questa ricerca nello specifico e come si inserisce nel filone più ampio della ricerca del vostro laboratorio, del gruppo. Certo, assolutamente. Ringrazio Nicoletta per la presentazione e ringrazio anche Seric, insomma, per l'organizzazione dell'evento e ringrazio tutti quelli che stanno partecipando sia in loco sia da remoto. Mi sentite bene, Nicoletta? Procedo? Perfetto. E come ha anticipato Nicoletta, io sono dell'Università di Siena, in particolare sono nel laboratorio di ecotossicologia e biomonitoraggio ambientale della professoressa Ilaria Corsi, e proprio grazie alla professoressa Corsi abbiamo iniziato a occuparci di questa tematica molto importante e rilevante soprattutto nell'ultima decade. E noi sono 7 anni ormai che lavoriamo su quello che è l'inquinamento un po' da plastiche in ambiente, in particolare in ambiente marino. E prima di parlare dello studio in particolare che ha coinvolto noi e alcuni colleghi, un collega dell'Università di Dublino e due colleghi di Elettra Sincrotrone Trieste, vi voglio anticipare un po' quello che è il mio percorso di studio, di formazione, come siamo arrivati a studiare, perché siamo arrivati a studiare le plastiche in Antartide. E noi abbiamo iniziato a occuparci di plastiche 7 anni fa, appunto, con un primo studio sull'impatto delle cosiddette nanoplastiche. Sono plastiche, diciamo, invisibili, al di sotto di un micron come dimensione, sugli organismi marini, in particolare sul riccio di mare mediterraneo. E questo è un approccio un po' inusuale se pensiamo a quella che è la ricerca da plastiche in mare, perché solitamente quando parliamo di inquinamento da plastiche in mare pensiamo alle grandi isole di plastica che occupano le gyres, le zone di convergenza oceaniche, pensiamo ai rifiuti di plastica macroscopici, molto grandi, nei quali restano intrappolati per esempio i grandi invertebrati marini. Pensiamo alle microplastiche, quindi le plastiche, diciamo, millimetriche fino ad arrivare a dimensione micrometrica, di quali sono pieni i pesci. Ci sono molti articoli a riguardo, riguardo alla contaminazione delle plastiche in questi organismi. Le tartarughe marine sono molto interessate dalla contaminazione da plastica, indirettamente tramite la catena trofica probabilmente, e anche direttamente perché scambiano probabilmente le plastiche per cibo. Noi invece abbiamo iniziato a studiare, a occuparci della plastica, dell'inquinamento da plastica, partendo proprio dalla frazione invisibile, partendo dalle nanoplastiche, e tramite il mio percorso di studi poi all'interno del dottorato ho potuto poi approfondire questa tematica di ricerca, ampliando quello che era il range degli organismi che potrebbero essere interessati a questa esposizione. E questo perché le nanoplastiche in particolare potrebbero essere molto più pericolose per gli organismi. Stiamo parlando di nanometri fino alla dimensione di un micron sostanzialmente, che possono interessare direttamente le interazioni con le strutture biologiche e quindi interagire direttamente con le cellule provocando tossicità. Quindi noi eravamo molto interessati a effettuare degli studi in laboratorio per valutare questo tipo di contaminazione e tossicità. E da qui, con il dottorato, abbiamo deciso con la professoressa Corsi di confrontare quelli che erano i nostri risultati ottenuti su specie marine mediterranee con gli organismi antartici. Gli organismi antartici perché di per sé gli organismi antartici sono molto particolari, sono adattati dal punto di vista evolutivo a una situazione estrema, come possiamo pensare noi dal punto di vista di clima temperato,
ma sono anche adattati a delle situazioni, a delle condizioni ambientali estremamente stabili nel tempo. Quindi qualsiasi perturbazione di questo sistema, qualsiasi stressor, agente di stress, che può essere ambientale o antropico, antropogenico, come le plastiche, potrebbe causare delle potenziali ripercussioni non solo a livello degli organismi, ma molto importanti per tutto quello che è la struttura ecosistemica. E era questo il punto che ci interessava di più comprendere con la contaminazione da plastiche. E con questa idea in mente abbiamo deciso di richiedere dei finanziamenti al Programma Nazionale per la Ricerca in Antartide e con il primo progetto Planet, le plastiche nell'ambiente antartico, coordinato dalla professoressa Corsi, abbiamo avuto questa opportunità di andare in Antartide a studiare quella che era la vera immagine della contaminazione in Antartide. Questo perché quando abbiamo iniziato questo studio nel 2016 ancora vi era una certa riluttanza a parlare di contaminazione da plastiche estesa anche in questo, nel continente bianco. C'erano dei professori con grande esperienza di lavoro in Antartide che ci dicevano che non avremmo trovato questa evidente contaminazione da plastiche come potevamo trovarla in altre regioni del mondo, come potevamo trovarla nel Mediterraneo, che è noto una regione di accumulo estremamente importante a livello mondiale. Proprio per scoprire se questo apparteneva alla verità, ho effettuato una prima spedizione, poi ne ho effettuate altre nel corso degli anni e abbiamo deciso di focalizzare l'attenzione nell'isola di Re Giorgio, che non si trova prettamente sul continente antartico, ma diciamo siamo sempre in ambito dell'oceano meridionale, siamo sempre in ambito dell'Antartide, e per darvi un'idea è dislocata a livello della penisola antartica di fronte al Sud America, ed è uno dei primi punti di accesso per le persone che vanno a operare in Antartide, quindi è molto trafficata, abbiamo turisti che possono arrivare a questa latitudine, abbiamo molte azioni di pesca anche in queste acque, e quindi ci pensavamo fosse il luogo ideale per iniziare a comprendere meglio quella che era la contaminazione in questo ambiente un po' remoto. E proprio durante la prima spedizione, oltre ai campionamenti in mare, abbiamo fatto dei campionamenti anche in aree costiere, ed è stato proprio durante uno di questi campionamenti che ho rinvenuto questo blocco di polistirolo che poteva non sembrare importante se uno non cercava bene, nel senso che era perfettamente anche nascosto nell'ambiente circostante, essendo che era ricoperto totalmente da muschi e licheni, quindi una contaminazione neanche tanto recente in questo ecosistema particolare. E questo blocco di polistirolo è stato da me portato in laboratorio e sono stati campionati i microorganismi, diciamo microartropodi del suolo, che sono stati rinvenuti sopra il muschio. E una volta in Antartide abbiamo pensato poi a come procedere con l'analisi. E qua entriamo nel merito di questo studio specifico, del quale poi vi farò anche vedere un'immagine molto interessante riguardante i nostri risultati. Una volta in Italia, fondamentalmente, volevamo rispondere a una prima domanda importante riguardante questo pezzo di polistirolo e questi organismi che lo colonizzavano. Volevamo sapere se questi piccoli organismi del suolo, i collemboli, dovete pensare a degli organismi simili a insetti di dimensione di centinaia di micron, arriviamo fino a un millimetro, due millimetri di dimensione, quindi veramente piccoli. Volevamo capire se durante il corso dell'esposizione, totalmente in ambiente, senza nessun controllo da parte di noi operatori e ricercatori, erano entrati in contatto e avevano ingerito dei materiali di plastica, perché questo era qualcosa che ancora a livello della letteratura scientifica non era stato dimostrato a livello in ambiente. E per effettuare questo abbiamo prima contattato degli esperti dell'ecologia e della zoologia del suolo, il professor Caruso dell'Università di Dublino e la dottoressa Emilia Rota del nostro dipartimento, e con loro abbiamo messo a punto una metodologia per cercare di rimuovere gran parte della materia organica di questi organismi,
per renderli, diciamo, abbastanza trasparenti in modo da visualizzare l'apparato digerente e effettuare poi un'analisi aggiuntiva. Questa analisi aggiuntiva si rivelava estremamente complessa perché appunto era molto difficile per noi andare a tracciare un materiale inerte che non era in qualche modo riconoscibile tramite la fluorescenza, tramite un tracciamento che come si fa adesso con i metalli. E quindi per effettuare questa analisi ci siamo rivolti alla dottoressa Lisa Vaccari e al dottor Giovanni Birarda, che hanno fornito un incredibile supporto alla ricerca. E l'analisi è stata effettuata alla linea Sissi del sincrotrone Elettra Trieste con il supporto di SERIC anche per il prezioso accesso alla struttura. Allora, in questa immagine potete vedere sia il blocco di polistirolo sulla sinistra, che io avevo volutamente rotto per mostrare comunque la matrice polimerica interna, perché come vedete all'esterno non era facilmente riconoscibile dall'ambiente circostante. Nella parte centrale in alto vedete un esempio di un piccolo collembolo antartico che è stato da noi trattato con una serie di processi enzimatici e di acqua ossigenata per rimuovere la componente chitinosa e materia organica. E lo stesso è stato, se volete il termine poco tecnico, è stato scannerizzato, diciamo, tramite questa tecnica che è la spettroscopia a infrarosso trasformata di Fourier applicata a un microscopio che rappresenta il sincrotrone, e diciamo che tramite questa analisi noi siamo riusciti a tracciare la composizione, risalire alla composizione di ogni pixel che vedete qui evidenziato e colorato dell'organismo. Questo ci ha portato a identificare tramite un'analisi parallela di un pezzo di polistirolo che vedete micrometrico che vedete qui riportato in basso, siamo riusciti a tracciare quelli che erano i picchi caratteristici del materiale. E questo è stato possibile ovviamente solo grazie al supporto di Elettra Sincrotrone e dei suoi incredibili tecnici e ricercatori, perché fino ad ora, diciamo, in ambiente non era stato possibile risalire alla contaminazione di questi piccoli organismi. Dovete pensare che l'apparato mandibolare di un collembolo può arrivare massimo a 100 micron, quindi stiamo parlando di frammenti internalizzati da questo organismo veramente piccoli. Quindi siamo arrivati a questo risultato, per noi molto importante anche dal punto di vista metodologico, ma che cosa ci dice questo risultato della contaminazione in Antartide? Perché è stato così importante come primo piccolo studio su questi esemplari? Innanzitutto dal punto di vista della contaminazione in Antartide, questo studio ci dice una cosa importantissima. Ci dice per la prima volta che le plastiche sono arrivate negli ecosistemi terrestri e sono anche ben diffuse probabilmente in tutti gli ecosistemi terrestri a livello mondiale. Perché se pensiamo a questi organismi, i collemboli, loro sono una parte fondamentale delle comunità terrestri del suolo. E arrivano a raggiungere anche elevatissime densità per metro quadro. Stiamo parlando di migliaia di organismi per metro quadro. Quindi c'è un'importante interazione con questi materiali inerti e con tutto quello che è assorbito come potenziali contaminanti sulle plastiche, che ancora non è stata ben studiata. Siamo ancora nelle prime fasi di studio a livello mondiale di quello che è la contaminazione da plastica, l'interazione con gli organismi terrestri. Quindi ha avuto una rilevanza molto importante come campanello di allarme per quello che è la diffusione e il trasporto anche da parte di questi organismi nel suolo delle microplastiche, e probabilmente non lo sappiamo ancora perché dobbiamo effettuare ulteriori analisi delle nanoplastiche e di cui non sappiamo appunto niente riguardo alle interazioni e alle possibili conseguenze per gli organismi e per gli ecosistemi. Quindi questo è stato per noi un motivo di orgoglio, diciamo, di tutti i coautori, perché ha permesso così di aprire quello che era delle nuove linee di ricerca sia sul frontiere dell'Antartide, perché bisogna ancora capire bene quella che è l'estensione reale della contaminazione nel continente, sia a livello di tutti i sistemi terrestri. Quindi sicuramente procederemo virus permettendo su questa linea di ricerca.
grazie mille Elisa, sei stata molto chiara e volevo di nuovo congratularmi per questo risultato. Vorrei chiedere al pubblico se ci sono delle domande sull'intervento, la ricerca, vediamo se c'è qualcosa che arriva via chat. Ci chiedono, sono già in corso studi per verificare la scalata delle microplastiche all'interno della catena alimentare antartica? Sì, riguardo a, nel senso, probabilmente sì, noi come gruppo con la professoressa Corso e con tutti gli autori e coautori dello studio abbiamo presentato domanda per finanziamento di un nuovo progetto finalizzato proprio a questo, proprio a capire qual è l'estensione anche della contaminazione nella rete trofica antartica, nella catena alimentare. E stiamo aspettando dal Programma Nazionale per la Ricerca in Antartide un responso. Ci piacerebbe comunque continuare su questa linea, anche al di fuori eventualmente dell'Antartide, perché appunto sarebbe importante comprendere l'estensione in generale negli ambienti terrestri. Noi stiamo lavorando anche su altri microartropodi del suolo che avevamo trovato nel corso della spedizione e quindi stiamo analizzando anche gli acari, perché in realtà la rete trofica puramente terrestre antartica è molto, molto corta, molto piccola e fragile. È formata per lo più da questi piccoli organismi che abitano il suolo e che lo strutturano e forniscono importantissimi servizi in queste aree deglaciate. Perché se pensiamo ai pinguini, agli albatros, a tutti i grandi vertebrati mammiferi antartici, in realtà stiamo parlando sempre di catena alimentare marina, puramente legata, diciamo, al mare, anche se la presenza delle plastiche in queste aree costiere è preoccupante. Quindi anche risalire alle fonti di contaminazione, se è una fonte di contaminazione locale dovuta all'azione dell'uomo in Antartide o se è derivata dalle fonti esterne, quindi a lungo trasporto con le correnti oceaniche, sarà interessante da valutare. E adesso come prevedete in questa fase ancora di emergenza, comunque di pandemia, come pensate di procedere con la vostra ricerca? Sì, la fase della pandemia ci ha un po' fermato, ovviamente, come ha fermato un po' tutti dal punto di vista di spedizioni e in pratica, perché lo SCAR, la commissione internazionale che regola la ricerca in Antartide, ha deciso di fermare la ricerca scientifica in questo ambito in Antartide con le spedizioni fino al 2022, questo per un discorso di sicurezza degli operatori in Antartide. Noi stiamo cercando di portare avanti nel frattempo un piccolo progetto di Citizen Science con il programma antartico della Nuova Zelanda, in modo che comunque gli operatori logistici che devono andare in Antartide a mantenere la base in ogni caso possano contribuire a quello che è semplicemente un census, un monitoraggio nelle diverse basi per quella che è la contaminazione locale da plastica. Quindi stiamo lavorando anche da remoto cercando di andare avanti su questa tematica. Bene, allora vi auguriamo un in bocca al lupo per le prossime, per la ricerca anche da remoto. Ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e ti auguriamo buon lavoro, buon proseguimento. Grazie. Grazie a voi e buon proseguimento con quella che è l'esposizione anche dell'evento ESOF. Grazie.